Il Ponte dell'Immacolata ha dato il via ad Allega ad una stagione sciistica che finora ha registrato una buona affluenza. Parola d'ordine, diversificare l'offerta. Il periodo natalizio è stato molto buono, soprattutto la seconda settimana, quella dopo il Capodanno. Abbiamo avuto molte presenze sia plurigiornaliere, quindi con presenze stabili negli alberghi anche, e anche molte presenze giornaliere, quindi con una clientela di prossimità dal Basso Veneto. Il cliente, lo sciatore è sempre più esigente, perché l'offerta anche nelle nostre vicinanze è sempre molto alta, quindi si tende ad avere un servizio sempre più di qualità e sempre più elevato. Il comprensorio registra ormai da diversi anni numerose presenze di turisti stranieri. Diciamo che il turista è profondamente cambiato negli ultimi 10 anni. Abbiamo una sempre maggiore presenza di turisti stranieri, soprattutto provenienti, nel nostro caso, dall'Est Europa, la Polonia e la Repubblica Ceca, nei mesi di gennaio e di marzo, mentre abbiamo comunque il mercato interno, quello italiano, che ci dà le maggiori soddisfazioni nei periodi classici del Natale, anche a febbraio e a Carnevale. Grande l'attesa per le Olimpiadi 2026. La possibilità di avere qui vicino, comunque in provincia di Belluno, le Olimpiadi, penso che sia anche nell'intendimento degli organizzatori di dare un grande lustro a tutta la montagna, a tutte le Dolomiti e alla montagna Veneta in particolare. Alle nostre spalle vediamo la nuova stazione dell'impianto della cabinovia di Alleghe, che è un primo passo che abbiamo fatto anche nella speranza di poterci collegare nei prossimi anni verso Cortina, proprio in vista delle Olimpiadi, e quindi avere anche un collegamento, diciamo, diretto oltre che di immagine con Cortina e con le Olimpiadi.